Io e mio fratello abbiamo un nuovo progetto, ora che abbiamo fatto pace. Che cosa volete? Con la cota e il martello che avete recuperato, io e Brock possiamo forgiare la Devei Grafiker, la leggendaria armatura nanica. Ci servono solo altri 3 ingredienti mitici per metterci all'opera. Che sono... Oh, l'armatura è una leggenda. I dettagli sono più oscuri del culo di un wolfer. Volete che troviamo parte di una leggenda? Il vecchio Motsognir, il re nano, ne trova 2. Lo sanno anche i muri. Ma poi andò alla ricerca della terza. Svanì. Forse troverete qualche indizio alla sua roccaforte a Konungsgard. E guardate un po'. Una pietra d'accesso di Konungsgard. C'è il vostro nome. Che caso! La roccaforte è a nord-ovest di qui, dietro la torre di Svartalfheim. Una grande struttura di pietra, un'atmosfera spettrale. La riconoscerete. I fratelli Uldra di nuovo in azione. Non vedo l'ora di cominciare. Mi venisse un colpo se mi aspettavo di rimettermi a fare roba con te. Ma mi piace, soprattutto per questo. Mi ero abituato a lavorare da solo ormai. Mi ero quasi scordato quanto fossero utili un paio di mani in più. Non ricordavo quanto fosse facile fondere metallo se un altro controlla la temperatura. Sarà il nostro capolavoro. Abbiamo solo bisogno di un aiutino. Sono felice che Brock e Sindri ora vadano d'accordo. Ora sono doppiamente irritanti. Oh, è bello vedere che si fidano l'uno dell'altro. Wow! C'era proprio tutta la città sotto l'acqua. Sì, una città dimenticata. Come si chiamava? L'ho dimenticato. Guarda qui. Certo. Mappa del tesoro. Sì. La magia permea queste ossa. Deve essere Gulvi. Possiamo esaudire la richiesta. Forse le troveremo tutte. Questo spirito non è sincero. Come lo sai? Ne ho visti tanti di spiriti. Mentono tutti. Questo è diverso, lo so. Tu non sai quasi nulla. Chi è ora né chi è stato. Può essere pericoloso. Non vuole rivedere una persona amata. Io lo capisco. Non penso ci sia nulla di pericoloso.
La speranza acceca il tuo istinto. Ragazzo, di qua. Signor sì. Dice Gloria Mozognir, il re nano. Che il suo regno sia lungo, prospero e pieno di pace. Ehi là, benvenuti a Kongsgard. Volevo assicurarmi che foste preparati prima di andare avanti. È pieno di nefandezze di ogni tipo lasciate dalle losche pratiche di quel pazzo del re nano. Che genere di pratiche? Oh, un po' di cose. Sacrifici, rituali oscuri, magia del sangue e così via. Pratiche comuni tra gli antichi nani, purtroppo. Brutte abitudini. Wow! Guarda, un drago! Ma è incatenato? È addomesticato? Non farti strane idee. Nemici. Attenzione!
È una porta imponente. Useranno materiali speciali per questa armatura leggendaria. Spero che ne valga la pena per questa armatura. Ma se Brock e Sindri la stanno creando insieme, sono certo che ne valga la pena. Non ti fidi nemmeno di loro? Mi fido di te, Atreus, non della leggenda. Oh! Modi per scoprirlo, ma sono piuttosto complicati. Non ha molta importanza. Disponibile. Ancora!
Arrivo! Che ne pensi di una ritirata tattica?
sono forti. Feroce figlio di puttana! Pietra numero due, questo posto è più grande di Vedergard. Sì, l'influenza del re nano sembra estesa. Che gli sarà capitato? È un grande mistero, anche per i figli di Ivaldi. Prima della sua scomparsa, Mozognir divenne ancora più imprevedibile. Perché? La Dvegra Tikr, l'armatura che state cercando. Sebbene avesse trovato due ingredienti, scommetto che divenne pazzo per non aver trovato il terzo. Piace liberarli. Beh, sì, sembra ancora la cosa giusta da fare.
Seguimi, Atreus. Arrivo. Ragazzo, qui. Sì. Ah, bello. Martina!
guardo. Circolano molte leggende sulla Dvegartik. Un numero decisamente alto, il che rende difficile accertare la verità su questa armatura. L'unico particolare ricorrente è la sua capacità di fornire una protezione straordinaria. Una caratteristica utile per un re impopolare, non c'è che dire. E una terra straziata è tutto ciò che resta di lui. Ecco che succede affidarsi a delle leggende. Allora, di chi ci si può fidare? Di te stesso, dei tuoi occhi, del tuo istinto. Credere a una leggenda è un azzardo e spesso si perde.